È un giorno molto importante, oggi 28 aprile, tra l'altro in occasione della giornata mondiale della sicurezza, perché come si iniziò ben 3 anni fa, anzi nel 2013, quando partì il primo forum nazionale internazionale della sicurezza, questo è un seguito meraviglioso. Perché è meraviglioso? Perché grazie alla nostra iniziativa, quindi partita come Ordine degli Architetti e con ovviamente il supporto della sua fondazione, questo evento qui adesso ha avuto la partecipazione di ben 5 ordini professionali e aggiungerei anche i giornalisti, perché fin da subito hanno aderito a questa iniziativa. È un momento di confronto, un momento dove si parla ovviamente di sicurezza, ma dal punto di vista sia della tecnica, ma anche dal punto di vista, come qualcuno ha definito oggi, della solidarietà, dal punto di vista illuminato e non soltanto un mero momento burocratico. Quindi noi siamo orgogliosi di essere stati coloro che hanno iniziato questo percorso, ma che continuerà in maniera molto più grande e forte il prossimo anno, nel 2017, quando ci sarà il vero e proprio forum nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'architetto, a parte che forse l'abbiamo con un po' di presunzione dimostrato che è l'attore forse principale, perché siamo stati noi a ideare questo evento, perché l'architetto è un bravo professionista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei cantieri, svolge diversi ruoli importanti, tra l'altro ahimè purtroppo ruoli rischiosi dal punto di vista delle peculiarità tecniche, ma anche dei pericoli sanzionatori che ha sul proprio capo, sia amministrativi che penali. Quindi l'architetto direi che ormai è una figura ritenuta un'eccellenza sul territorio per ciò che riguarda la prevenzione e la protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri.